Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui con Dishonored. Proseguiamo la nostra avventura. Se non sbaglio, eravamo appena saliti sulla barchetta. Eravamo sfuggiti con la ragazzina Emily che avevamo appena portato via diciamo, da quella casa, quell'appartamento, tra virgolette, quel villone dove c'erano anche quei due tipi che abbiamo ucciso. Invece no. Samuel, Emily. Ah, ok, quindi non mi ha salvato l'ultima parte. Va bene, comunque dovrebbe essere una cosa relativamente veloce. C'eravamo qui. A parte questi qua, beh, li bypassiamo. Ciao, ciao. No. Vabbè, quello che ti pare. Corri, corri. Corri, perfetto. Ok, riprendiamo da qua. Andiamo, andiamo. Storpo, pronto per tornare. Ah, direi di sì, L'hai fatto in perché... fretta. Beh, oddio, figata. Certo. Andiamo, andiamo. Perfetto, quindi abbiamo finito anche questa missione. Ok, naturalmente il caos totale è sempre alto. Il nostro stealth non è che funziona benissimo. Ma ormai abbiamo degenerata l'azione stealth. Ormai ce la siamo giocata da un bel pezzo, direi dalla prima missione, quindi pazienza, proseguiamo così. E così hai fatto il lavoro, Corvo? Non sono il tipo che sparla dei suoi superiori, ma se qualcuno meritava un destino del genere, quelli erano i Pendleton. Grande. Di quale lavoro state parlando? Ah, io. Cose da adulti, bambina. Vostra grazia. Lascia fare. E allora? Al Golden Cat ho sentito un sacco di cose da adulti. Immagino. Devo concentrarmi per governare questa nave. Eh sì, sta a portare il Titanic. Tira il freno a mano, ok. Accompagniamo noi, bene. Lady Emily, io sono Calista. Mi prenderò cura di te finché starai con noi. Molto piacere. Piacere mio. Vuoi vedere la tua stanza? Vediamola. Sì, certo. Puoi vedere tutto. E puoi andare ovunque nella Hound Pits. Anche noi? Bene. Mi piace questo posto. Corvo, io vado con Calista. Vai, vai, Ci tranquillo. vediamo dopo. Sì. Ciao. Non ti smentisci mai. Armato di una lama, hai cambiato per sempre il destino della città. Ora, con i gemelli fuori gioco, il nostro Lord Pendleton voterà al posto loro in Parlamento. In una notte hai fatto più tu che molti in una vita intera. Devo Fatto un parlarti, massacro. ma prima devi dar retta a Lord Pendleton. Trova Lord Pendleton. Quindi, allora, sì, Lord Lady Emily è stata salvata dalle grinfie di Lord Reggente e i gemelli Pendleton. Sono stati neutralizzati. Bene, devo andare lì. Ok, vabbè, andiamoci in modo consono senza arrampicarci e roba varia. Tanto dovrebbe essere troppo complicato. Non troverò mai la strada. No, siamo qui. Ci siamo arrivati, perfetto. Non mi apre la porta. Dove cazzo si entra? Che c'è il campanello? No. Scusatemi, fate. Ah, sta fuori. Ok. Qui non c'è niente di interessante da sgraffignare, no? Sembra di no. Vabbè, andiamo a parlare con sto tipo. Pendleton, salve. Corvo, Sì. la cospirazione dei lealisti ti ringrazia. Io non so se posso. I In che miei senso? fratelli. Ah. Tu non hai ucciso l'imperatrice. È molto più realistico che ci fosse dietro il capospia di corte, ora Lord Reggente, aiutato dai suoi alleati più fedeli. Abbiamo speso molto denaro e ci siamo esposti per farti uscire di prigione. L'abbiamo fatto perché riteniamo che tu possa fare la differenza. Beh, stiamo facendo una strage, quindi. Evelock ti sta cercando. Chi sarebbe? Ah, cioè mi doveva dire solo questo, tutto sto... Vabbè. Ci fanno perdere tempo qui. Andiamo a parlare con l'altro. Là. Dovrebbe essere qui dentro. Presumibilmente dentro il pub, sì. Qui
Cos'è questo? Attenzione, le scorte di Alisir di Sokolov sono quasi esaurite. I comuni cittadini potranno acquistarne solo metà dose ogni giorno. Questi qua, dai, quello sembra bere. Martin sa già la prossima mossa. Il diario di Campbell dice che la compagna del Lord Reggente ha posato per un ritratto di Sokolov, pittore e medico regio. Lui ci dirà il suo nome. Ok, però offrimelo ogni tanto qualcosa. Sokolov, ragazzo, passa circa metà della giornata sul ponte di Caldwin, sopra il fiume. Purtroppo temo che dovrai partire subito, perché Sokolov si trova in quell'appartamento. Samuel ti porterà vicino al ponte. Devi cercare Sokolov. Va bene. Portalo qui vivo. Ci serve per ideare la prossima mossa. Vivo è difficile. Le imprese sono incredibili. Sei evaso da Coldridge. Hai tolto di mezzo l'alto sacerdote e salvato Emily. Questo vecchio soldato è orgoglioso di te. Bene. Però ha fatto una strage. Vabbè, comunque. Andiamo dal barcarolo là. Vabbè. Ripartiamo. È l'alba o il tramonto, non si sa. Presumo sia il tramonto perché siamo arrivati che ragione. Ciao. Si riparte. C'era qualcosa in acqua di ambiguo. Comunque andiamo. Rotta per il ponte di Caldwin. Sì. Dormiremo più tardi. Vabbè, figurati. Allora sali a bordo quando sei pronto. Sono pronto, andiamo. Ci mettiamo il nostro mascherino. Non abbiamo potenziato niente. Stavolta faremo un... Magari la prossima volta andremo da Piero a modificare qualcosina. Tanto non è che abbiamo tutti questi soldi. Abbiamo sperperato tutto l'ultima volta. Che ne pensi, Corvo? Di cosa? Il ponte di Colden. Ah. Anche se sei arrivato in città anni fa, hai vissuto nella Dunwall Tower con l'imperatrice, quindi forse non l'hai mai visitato prima. Ecco il nostro compito. Le vedi quelle luci sull'acqua? No. Esatto, ci faranno scoprire. Bene. Dovrai spegnerle prima che io passi a prenderti. Ci sputo. Sokolov deve tornare sano e salvo. È intelligente. Forse persino più di Piero. Ha piegato al suo volere tutta Dunwall con la storia della filosofia naturale. Nuove pozioni, tecnologie, eccetera. A me sembra pericoloso, chissà. Ci provo a riportartelo vivo, non ti assicuro niente, però. Ti è stato chiesto di rapire Anton Sokolov, il medico regio e capo dell'Accademia di Filosofia Naturale. Ok, perfetto, vabbè. Sì. Raggiungimi vicino agli archi sotto gli alloggi di Sokolov quando sei pronto. Capito, vabbè, vado a spegnere le luci. Allora. Vedrai che copri fuoco significa che nessuno può starsene in giro, a parte noi guardie. Lo so, lo so. Ma se vediamo qualcuno, che facciamo? Facciamo qualcosa? Gli ricordiamo del coprifuoco? No. Ce lo inculiamo diretta. Lo inseguo. E gliele dai di santa ragione, ecco cosa devi fare. Ok, perfetto, quindi se ci beccano ci inculano senza... senza preavviso, così. Noi siamo più cazzuti. Molto probabilmente non è vero. Ok. Eccolo là. Cittadini e visitatori della città, per ordine del reggente è in vigore il coprifuoco. Aspetta, se mettiamo tipo visione oscura, vedi attraverso i muri, tipo sta roba. Il ponte di Colwyn, il coprifuoco molto utile come cosa. Potrebbe essere molto faiga. Al momento a nessuno è permesso di attraversare il ponte di Colby. Il coprifuoco sarà revocato domattina all'alba. Già stanco. Secondo me devo passare da qualche altra parte. Allora facciamo che faccio tipo una cosa molto cazzutissima, stealth da panico. Allora sì, direi che è meglio passare qui sopra. Vediamo di fare una cosa così, senza sprecare transizione, la cazzo si chiama. C'è una cosa molto, molto acrobatica, intanto ce la teniamo magari traslazione. Piano. Allora. Non ho ben capito se posso passare tipo dai tetti da qualche parte o... o se magari... vediamo un attimo se riesco a passare direttamente dai tetti o se devo... no, mi sa che mi devo per forza fare...
Il cancello qua. Allora facciamo che... facciamo in modo molto stealth. Cazzolissimo, piano. Hai visto qualcuno con i sintomi della malattia? Ah, quello m'ha quasi visto. Cioè m'ha visto, non m'ha quasi. Allora, no, annulla. Metti questo, vediamo se quello ci sta. No, non sta venendo qui, perfetto. Possiamo entrare da qui, da questa maledizione di porta, no? Ok, no, piano, piano, chiù. Ok, questo sta passando qui, quindi noi facciamo una cosa molto... cazzo, da stealth. Cittadini e visitatori della città. Appena si gira lui, anzi no, facciamo così. Visto che molto probabilmente riparsa l'altro. Finché il coprifuoco non verrà revocato. Cioè, attenzione cittadini. Così. Al momento a nessuno è permesso di attraversare il ponte di Colquin. Cosa? Il coprifuoco sarà revocato. Carichiamo. E là. Ok. Perfetto. Dovevamo passare qui, vabbè, l'abbiamo ammazzato. Oh, oh, già visto, c'è. Aveva quasi visto, bene. Allora, riutilizziamo questa perché ci è molto utile come cosa. E dobbiamo andare a spegnere le luci. Prima cosa vediamo qua se ci possiamo ciullare qualcosa. Sì. Sì. Ok, basta. Ah, non c'è qualcosa? No. Qui, sì. Roba da mangiare, va bene. La cosa di balena ce la mangiamo perché fa sempre bene alla salute. Mamma di edizione, chiave del magazzino richiesta. Dove minchia la trovo la chiave del magazzino io? Vediamo se c'è una strada alternativa. Che qui non c'è nessuno, a quanto pare. Ok, sembra non aver funzionato. Cosa sia quella roba? La resina ci siamo presi, va bene. Ok, questo non... cioè abbiamo chiave del magazzino, perfetto. Qui non ha funzionato. Ah, perché ci vuole la... perfetto, capito. Che naturalmente... ah no, è lì. Vabbè, magari la andiamo ad attivare, dai. Così, giusto a buffo, per vedere un po'. Fare qualcosa di alternativo. Ora, piano piano. Prima vediamoci intorno, magari c'è qualcuno ci chiappetta. Allora, dovrei arrivare lì in teoria, quindi facciamo con questa qui, questo modo tecnico-tattico. Perfetto. Ok, non spaccarlo. Ok. Per ordine del reggente è in vigore il coprifuoco. Ok, grande. Ah, quindi secondo me ci possiamo mettere tipo dentro. Faccio una cosa tattica proprio da paura. Ok, vai. Vai, vai, vai. Secondo me ci beccano, eh. Non vorrei dire niente, ma secondo me ci beccano. Ok, non ci hanno beccato. Meglio così. Allora, le luci... dove sono le luci da spegnere? Lì, a 21 metri. Una parola, qua ci sta un botto di gente, allora un attimo. Uno, due. C'è un altro di là, mi sa, no? No. No, ok. Allora, questo possiamo farlo secco. Tipo così. No? Dove cazzo mi ha messo? Maledizione. Ce n'è uno lì sotto, quindi... vabbè, lo lascio qua. E nel frattempo mi... aia. Ok, c'è quello, ma non penso ci abbia visto. Vabbè, ammazzeremo anche lui. E poi andremo a spegnere le luci. Aia, sono due, maledizione. Giro. Piano, piano.
lontano. Ok, portiamocelo qua. È successo quasi niente. Là. Ok, non c'è entrato, vabbè, sti cazzi. Mettiamo qua. Qua. Finché il coprifuoco non verrà revocato. Ma sarà lontano comunque. Allora direi di fare un save clamoroso, perché prima che mi scordo, che questo salva dei checkpoint in modo abominevole uno dopo milioni di anni, quindi direi di pararci un po'. Vai alla sì. Di pararci un po' il culo, perché sennò dobbiamo iniziare tutto da capo. Vai. Come possiamo guadagnarci? Allora, siamo così. Dobbiamo andare lì sotto. Madonna, però. Li potranno mettere un po' più lontani sti cosi, no? C'è anche un cane, cazzo. I piangenti, scusate, le vittime della peste sono anche peggio. Dice che il Lord Reggente sbaglia a imporre il coprifuoco. Ma se faccio tipo una cosa. Non serve continuare a punzecchiare. Facendo finta. Cazzo, chi è quella persona? Cazzo, cazzo, cazzo. Vabbè. Ok, ci facciamo ammazzare e ripartiamo da lì. Vabbè, però una sflashata gliela darei. Vabbè, ripartiamo un attimo, perché era giusto un tentativo per vedere un po' come buttava qui la situazione. E butta male, direi. Butta male. Riproviamo, sì, certo. Ok, allora. La peste è dannato coprifuoco. Come possiamo guadagnarci da vivere? Vedete, signor Pratchett, cazzo. Persino un uomo ricco come voi ha. Ma tipo una. No. Le bande vanno in giro a te. Cioè, se faccio una sflashata proprio tipo dal. Ah, aspetta, però. Posso fermare tipo il tempo. Così. Così non mi vede nessuno e via. Non è successo niente, ok. Perfetto. Non so perché diventa il mirino rosso. Forse quando ci hanno beccato? Non ho la più pallida idea. Vabbè, comunque ormai l'ho fatto. Allora, rimettiamo questo che ci torna sempre utile. Sti cani qua ci curano, secondo me. I sorci. Ricarichiamo pure un po' una di quelle, tanto ce ne abbiamo a buffo e ne troviamo comunque parecchie anche in giro. E ho perso di vista l'obiettivo. Hai visto? Dove? Ah, là sopra. Madonna. Veramente. Ok, bene. Non possiamo perdere altri uomini italiani. Devi toccare l'accumulatore appena un ufficiale di servizio lo porta. Come cazzo ci arrivo dall'altro lato? Ma se tipo mi butto. Ecco, mi danno i brividi. Sì. Cambierai idea quando i ragazzi di Slack Joe. Allora. Non cercarti. Rallentiamo di nuovo il tempo. Passiamo inosservati. Ok. Il tempo comunque rallentarlo costa parecchio a livello di. Secondo me non hanno più paura di nulla, perché si aspettano che la peste. Allora, un attimo. Come cazzo ci arrivo di là? Allora, c'ho sta cosa. Così. Viola il coprifuoco. Dare l'allarme. Perché mi hanno beccato? Dare l'allarme. È stato troppo facile. Non ho capito se mi hanno visto. Ok, quello forse sì. Non ho ben capito, sinceramente, sì. Là. Non ho intenzione di pagarmi, Oh, forse non ci hanno beccato. Non lo so. Non è che abbia. Freghiamoci tutto. E al volo. Allora, in fondo ci sono. Merda. Se come cazzo. Aspetta, aspetta, leva sto cazzo di cosa. Come cazzo ci arrivo dall'altro lato? Ah, devo passare sopra. Sì, buonanotte. A meno che. Ah, questo potrebbe servire a qualcosa. Boh, intanto lo togliamo. Si sa mai. Magari ha staccato qualcosa di questo tubo. Non so cosa sia. Attenzione.
attenzione. Attenzione. Prego, venga con me. E trovo un posto all'asciutto. No, no, non qui. Maledizione. Scusi, potrebbe un attimo. Ma guarda sti rincoglioniti. Porca puttana. Vattene a fanculo. Vai. Via. Togli il piede. Togli il piede. Togli. Ma cosa sta facendo? Maledizione, questi cadaveri rimangono così. Vabbè, io lo lascio là, sti cazzi. Si nota? No, dai. Non è poi così. Cos'è questo? Pannello? Oddio. Che cazzo ho fatto? Non lo so. Vabbè, ciao. Ah, forse ho... ma... non lo so se... se magari ho sprecato il coso là, quello per... invertitore, come si chiamano quei cosi. Allora direi di fare una salvata così, ragazzi. Mi metterei sempre al riparo da eventuali inchiappettamenti del nemico. E... stiamo andando discretamente bene. Le ultime parole famose ci betteranno. Ci beccheranno tra poco. Ecco, infatti c'è un tipo lì che noi andremo a prendere in modo stealth alle spalle. E lo violenteremo brutalmente. Eccolo lì, va molto più veloce di noi, quindi noi proseguiamo. Prendiamoci un po' tipo sta roba, non lo so. Eccolo qua, eccolo qua. Attenzione, attenzione. E zac. Non è successo niente, non è successo niente. Perfetto, abbiamo preso chiave del ponte, un po' di roba. E ci prendiamo anche sti cosi. E quindi posso attraversare il ponte del tipo. Poi ci sfragelliamo al suolo. C'è un modo per attraversare. Dove cazzo sta il ponte soprattutto? Perché non riesco a... ah, è qua. Avete pazienza, ma non avevo ben capito come. E un attimo. Là. Spero. Non so se ci beccherà magari qualcuno. Io spero di no. Spero di passare inosservati così a buffo. Vediamo un attimo se. Vaffanculo, però non me lo. Ah. È così. Spero non ci sia nessuno. Nessuno. Là. Preso dritto per dritto. Vieni qua. Allora. No, qui c'è pericolo che lo becchino, quindi lo lascio qua in short. Vada su a controllare l'olio di balena. Cazzo. E perché? Le luci sono tutte accese. Qui non c'è niente da fare. E poi mi piace arrampicare. Aspettate allora. Non lo so cos'era. Tanto quando trovi una leva tu tirala sempre in scioltezza, poi vediamo che succede. Ma non so cosa sia successo effettivamente. Ma io dovrei andare lì sopra. Come cazzo? Se vuoi fare la guardia al posto mio. Silenzio. A parte che questi non so dove stanno, cioè sento le voci, ma non capisco dove. Vaffanculo. Non ho ben capito. No. Merda, vaffanculo, ho sbagliato. Porca puttana. Ma hanno pure beccato, no? Che cazzo mi ha visto quello? Ma troverà il cadavere, vabbè, non ci interessa. Cerchiamo di staccare ste luci prima che. Prima ci inchiappettano. Là. Là. Ma che. Deve essere qui intorno. Merda. Hanno trovato il cadavere. Cazzo. Ok, dove. Ah, devo andare lì. Di sicuro non è niente. Deve essere qui intorno. Va tutto alla perfezione.
Non so se è uno solo. No. Essere quinto. No cazzo, sono due. Allora. Là. Sì, vabbè, tu fregatene, quello che succede, succede. Lascia fare. Oh, oh, oh. Porca la lurida troia. Da dove ci va a ripartire? Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Spero che non ci fa ripartire da milioni di anni prima, perché non... Cioè, abbiamo finito il nostro obiettivo qui, quindi in teoria, perfetto, ok, ci ho fatto ripartire da qua, ok. E io direi di... Olè. Di rifare la stessa... Cioè, lo stesso tentativo, magari prendendo... Stavolta prendendolo il... Ok. Perché non era una cattiva idea. Cioè, magari questo ce l'ho... Ce l'ammazziamo in scioltezza, così, cioè giusto per togliercene uno. Magari lo lanciamo qui, che sotto non c'è il fiume. No, vabbè, rimane là. Ce n'è un altro qua. Maledizione. Non l'avevo mica visto. No, così. Fallo in modo stealth, cioè non è che dobbiamo per forza fare una cosa del genere. Ok. Piano. Piano. Allora. Direi che stiamo andando discretamente bene. Quindi... succederà qualcosa di clamoroso adesso. No? Meglio. Ok. Ok. Vabbè, io non sto mettendo neanche questo per cercare le rune e roba varia, perché ragazzi, come detto, se no ci vuole troppo tempo. Quindi diciamo che nella run che mi farò io farò una cosa più dettagliata e mi cercherò tutte queste cose. E vediamo un attimo qui se si blocca, perché direi che questo episodio può andare bene così. Abbiamo fatto diverse cose. Perfetto ragazzi, quindi direi che ci possiamo lasciare qui nella casa di Sokolov, presumibilmente. Sì, no, è molto più lontana la casa di Sokolov. Comunque ragazzi, niente, riprenderemo qui il nostro gameplay la prossima volta. Un saluto a tutti da quel tale Ale.